Il mondo competitivo di Yu-Gi-Oh! Sta tornando e infatti lo dimostra il fatto che Konami ha annunciato la stagione competitiva di regionali per il 2022 e non solo, non si è fermata qui. Sì, per la fine del 2021 continueremo ad andare avanti con principalmente eventi da remoto, però nelle zone europee almeno abbiamo la possibilità di realizzare dei regionali già negli ultimi mesi di questo anno. Invece, per quanto riguarda il 2022, si parte già da gennaio e già dalle ultime settimane di gennaio. 15 e 16 di gennaio 2022, YCS Pasadena. E poi 22 e 23 gennaio 2022, YCS di Utrecht. In presenza. Stanno tornando quindi YCS in presenza, però sembra anche che Konami voglia portare avanti questo progetto dei YCS in Remote Duel. Per quale motivo? YCS Pasadena ha già terminato tutti i posti disponibili, come era prevedibile. Potrei dire primo evento post-pandemico in presenza, ma va bene. E quindi hanno annunciato che ci sarà un altro YCS Remote Duel. Quindi la stagione competitiva sta incominciando finalmente e non solo, sono stati annunciati già diversi regionali in Italia almeno, quanto ne so. Carlos Games ne ha annunciato uno e la fumetteria di Trani ne ha annunciato un altro. Carlos dovrebbe farlo tipo per il 5 di dicembre, una roba del genere, mentre il regionale di Trani sarà il 28 di novembre 2021, quindi rincomincia tutta la trafila per quanto riguarda i tornei competitivi ufficiali. E inoltre ci sono anche degli OTS Store Championship per appunto avere il playmat di Flanderis che l'avete visto qui da qualche parte, insomma, adesso ve lo sto mandando. Quindi questo playmat si potrà vincere tramite dei pseudo regionali, mettiamola così, in loco. Quindi Yu-Gi-Oh! Sta ripartendo, il competitivo di Yu-Gi-Oh! Sta ripartendo e questo non può far altro che fare bene. Al momento per il YCS di Pasadena i posti sono finiti e quindi in America la gente è impazzita perché c'è gente che non si è potuta iscrivere. Per il YCS di Utrecht invece stiamo ancora aspettando che venga annunciato un sito, qualcosa per pre-iscriversi, per effettivamente valutare quanta gente potranno far partecipare. Vi ricordo che essendo il primo appunto YCS, l'ultimo che facemmo, l'ultimo YCS che fu realizzato prima della pandemia fu quello di Utrecht, appunto a febbraio 2020, e adesso ripartiamo nel 2022 con il YCS di Utrecht. Potrebbe spuntare una situazione tipo Düsseldorf, quindi YCS Düsseldorf 1 e Düsseldorf 2, che si presentano nel 2019 perché erano troppe persone, erano circa 3200, una roba del genere. Vedremo questo YCS di Utrecht come si comporterà. Molta gente che in questo periodo pandemico è tornata nel gioco vorrà sicuramente partecipare. Io in primis vorrei andarci e penso anche Beppe, cioè, me l'ha detto in realtà diverse volte. Quindi niente ragazzi, appena si saprà qualcosa ve lo faccio sapere, che sia con un episodio del giornale, che sia con un post direttamente in scheda community su Instagram. Appena si saprà qualcosa ve lo annuncerò, così magari potete decidere se volete andare a Utrecht oppure no. Speriamo anche di avere delle notizie per quanto riguarda i futuri YCS dopo quello di Utrecht e anche i futuri nazionali, perché è importante come cosa. Scrivetemi ragazzi qua sotto se avete intenzione di, quando usciranno le date, per iscrivervi e quindi partecipare al YCS di Utrecht di gennaio 2022. Oh no! Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Unite e benvenuti in questo nuovo video, questo nuovo episodio dello Yugi Giornale che non esce da un mese e mezzo. Sì, lo so, è brutta come cosa il fatto che il giornale sia mancato per così tanto tempo. È mancato per così tanto tempo perché? Perché ho avuto difficoltà nel realizzarlo, inoltre avevo poco tempo a disposizione. Uno, c'erano tanti prodotti che uscivano, tanti video da realizzare specifici, hanno tolto tempo al giornale. Due, la mole di lavoro che avevo non mi permetteva di trovare del tempo per registrare una serie che alla fine è molto, molto, molto importante a livello tempistico da realizzare, mettiamola così. Proverò ad organizzarmi meglio per le prossime volte, magari. Potrei anche decidere di portare delle pillole di Yugi Giornale nel momento nel quale non sono propriamente in condizione di poterlo realizzare, ecco, mettiamola così. Detto questo, comunque, ragazzi, è tornato, almeno adesso, quindi niente, nulla da temere.
Detto questo, comunque, ragazzi, come al solito, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, passate qua sotto in descrizione per tutti i link vari ed eventuali per seguirci al di fuori della piattaforma di YouTube. Inoltre avete qua sotto il link a Magic Corner con anche il mio codice sconto. Vi ricordo che da Magic Corner potete comprare prodotti sigillati e carte singole, e sui prodotti non già precedentemente scontati avete accesso ad un 10% di codice sconto tramite il mio codice sconto, appunto. Inoltre hanno aggiunto una nuova opzione, ovvero per ordini superiori a 100 euro avete la spedizione gratuita. Quindi io direi che forse, vista la Maximum Gold che sta per uscire, potreste pensarci. Detto questo, comunque, incominciamo con l'Yu-Gi-Oh! Giornale. OTS Tournament Pack 18 è stata annunciata. Data di uscita prevista per il 2 di febbraio 2022. Ovviamente è appena uscita la OTS 17, quindi non poteva essere l'uscita prevista a breve, mettiamola così. Però comunque hanno annunciato questo OTS, con anche annunciata la prima Ultimate. Ovviamente quando annunciano la bustina da torneo annunciano sempre la prima Ultimate, e poi con il tempo annunciano gli altri due. Una si saprà, penso, per gennaio, inizi di gennaio, e l'altra si saprà direttamente vicino alla data di uscita o direttamente alla data di uscita. OTS quindi 18, classico set con 13 common, 10 super e 3 rare Ultimate. Ogni pacchetto contiene 3 carte. E trovate una foil per pacchetto, che può essere o Super o Ultimate. E tra queste Ultimate conosciamo Fusion Destiny. Ovviamente loro sono dei furboni, sanno perfettamente che Destroy Phoenix Enforcer verrà e sta venendo utilizzato, insomma, e quindi hanno detto: ma sì, ma cavalchiamo l'onda e prendiamo la Destiny Fusion e ristampiamola Ultimate. Ok, ci sta, assolutamente. È un'ottima carta da ristampare, da rarizzare, se volete. Va bene, molti avrebbero preferito fosse ristampata super, dato che, mio Dio, 10-15 euro a copia. Vabbè, raga, chiedete un po' troppo della vita. Aspettiamo le altre carte. Nel frattempo ci godiamo in Permanence Ultimate, è utopia da 15 euro. Duelist Pack 26, a.k.a. da noi sarà Duellanti Leggendari 9, LED 9, yeah. Tutto a tema acqua, e niente, sono stati annunciati dei supporti. Partiamo dai supporti di Marinces, per i quali godicchio. Sì, letteralmente questi supporti sono stati presentati tipo una settimana dopo che ho realizzato il video sui meno, dove Marinces era tra i primi posti, e un sacco di gente mi ha bombardato dicendo: mi hai visto i supporti Marinces? Sì, ragazzi, li ho visti i supporti Marinces, solo che non ne potevo parlare perché il giornale è saltato. E adesso ve li vado un attimo a recuperare, ragazzi. Non vi recupererò tutto quello che è stato presentato in questo periodo di Yugi giornale assente, perché se no buonanotte. Però almeno supporti Shark e supporti Marinces ne parliamo. E quindi Marinces Coral Triangle, questa è nuova, è di oggi, cioè in realtà per voi ieri, quindi almeno la prima è nuova. Acqua Cyberso, 1500 d'attacco, Link 3, punta agli angoli, in basso a destra, in basso a sinistra e al centro in alto. 2 più mostri Marinces, puoi utilizzare il primo e secondo effetto in a once per turn. Non puoi evocare specialmente mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri acqua, ovviamente nel turno in cui attivi questi effetti. Primo effetto, puoi mandare un mostro acqua dalla tua mano al cimitero di costo. Aggiungi una trappola Marinces dal tuo deck alla tua mano. Secondo effetto, se il tuo avversario controlla un mostro, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero di costo per evocare specialmente un qualsiasi numero di mostri Link acqua dal tuo cimitero che hanno il Link rating pari a 3. Mostro molto 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 interessante, molto molto forte. Facciamo qualche esempio. Effetto da terreno, scarti da mano mandarino, scarti da mano cavalluccio marino e aggiungi onda marincipessa. Questo cosa vuol dire? Che è un meno? Assolutamente no, perché mandarino si evoca specialmente anche da cimitero, nonostante si evochi da mano. E stessa cosa cavalluccio marino, che si evoca specialmente anche da cimitero. Puoi scartare Basila Lima, che ti permette di dare un minimo di protezione. Insomma, hai un po' di giocate che puoi fare con questa carta per aggiungerti appunto onda marincipessa, che è la impermanenza infinita di archetipo, quindi molto forte. Secondo effetto, fortissimo. Dovresti avere controllo mosso, ok, banno dal cimitero,
per andare a fare sostanzialmente Soul Charge. Posso evocare Anemone Corallo più Angelo Marino, Anemone Corallo più Blue Slug, Angelo Marino e Blue Slug, perché non dà limitazioni sul nome, quindi puoi evocare tre a tutti gli effetti. Puoi evocare Cuore, puoi evocare Roccia Marmoria, puoi evocare... ti dà limitazioni su Acqua, quindi Shooting Code nel... per chi lo gioca. Si può evocare dal cimitero volendo anche Mago su Spruzzo, quindi insomma... c'è tanta roba che si può fare. Veramente molto interessante, come Mosso Link, molto 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 forte. Rotto per l'archetipo. Assolutamente ottimo, 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 ottimo mostro di supporto. Però non è l'unica waifu che è stata annunciata di supporto. Infatti abbiamo altre... quante sono? 4 waifu? Marinces, Spring Girl, Acqua Cyberso, mostro con effetto livello 4, 1200 di attacco, 1000 di difesa, primo e secondo effetto advance per turno. Il primo effetto: puoi bandire una carta Marinces dal tuo cimitero di costo per evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Mica male, una volta che magari abbiamo già utilizzato l'effetto di un mostro, tanto Corallo Anemone ci fa ribornare qualsiasi cosa letteralmente, possiamo bandire quel mostro per appunto andare a revocare lei e fare extender. Molto molto forte. Secondo effetto: se questa carta viene mandata al cimitero come materiale per un mostro Link Acqua, possiamo mandare carte dalla cima della nostra deck al cimitero pari al numero di mostri Marinces se controlliamo, per infliggere 200 danni per ognuna carta Marinces al nostro avversario. E, ok, ci sta, ci permette magari di serciare, tra virgolette, Cavalluccio Marino e appunto, la, vabbè, le solite, Cavalluccio Marino e Mandarino. Quindi, dato che hanno effetti che gli permette di fare extender dal cimitero, ci sta molto forte. E inoltre ci permette anche di andare a fare estensioni di giocata. Inoltre abbiamo anche un modo per vincere al tempo nel caso arrivassimo a tempo, dato che comunque alla fine è una carta serciabile più o meno. Quindi, dato che è una carta Marinces, bene o male si può fare. Si può fare che magari la mandi al cimitero di Chirurgo Blu, vai a fare tramite la combo solita ovviamente Anemone effetto, si evoca, mandi al cimitero per andare a fare Roccia Marmoria e poi effetto millo e faccio 200 per ogni carta Marinces smillata. Quindi molto molto buona come cosa. Successivamente Marinces Sleepy Maiden, Acqua Cyberso con effetto, livello 5, 500 di attacco, 2005 di difesa, add once per turno, primo e secondo effetto. Primo effetto: puoi targettare una carta Marinces che controlli di costo, evoca specialmente questa carta dalla tua mano, e se lo fai guadagna questo effetto. Il target non può essere distrutto da effetti di carte del tuo avversario mentre è nella zona mostro. Ok, ottimo. Devo dire, c'è cioè, letteralmente un extender gratis. Secondo effetto: puoi bandire questa carta dal tuo cimitero per targettare un mostro Link Marinces che controlli. Equipaggia un mostro Link Marinces direttamente dal tuo cimitero a esso come target. Quindi sostanzialmente potenza d'attacco in più, perché la terreno già ne equipaggia 3, con questi ne equipaggia un'altra, quindi 4, tanto attacco in più. Molto molto buona come cosa. Avere un 5000 immune insegna Ignister, che è forte come cosa. Poi abbiamo un'altra waifu, Link 4, Acqua Cyberso e punta a croce, in alto, in basso e ai lati, tutte al centro. Vuole due o più mostri acqua e quindi, ok, molto semplice da evocare, ci sta. Secondo e terzo effetto, advance per turno. Primo effetto: i mostri del nostro avversario non possono attaccare altri mostri mentre questa carta è nella zona mostro extra, quindi andiamo a proteggere eventualmente altri mostri infatti, tramite la combo insomma. Secondo effetto: puoi targettare un mostro acqua che controlli e una carta che il tuo avversario controlla le fa ritornare in mano, quindi farà compulsory non rapido, c'è da dire. Terzo effetto: quando una magia trappola o effetto viene attivato durante il turno del tuo avversario, effetto rapido, puoi specialare un mostro Marinces equipaggiato a questa carta, e se lo fai nega quell'effetto. Praticamente abbiamo un Omni Negate con il costo di staccare una delle carte equipaggiate. Ok, ci sta. E magari la carta che andiamo a staccare è Roccia Marmoria scartando ci permette di difendersi da battle, insomma difendere insomma le Marinces da battle, quindi poco da dire. Ottima carta, abbiamo finalmente una negazione, wow, negazione di spell trap, quindi va bene. E poi abbiamo
Marinces Dive, una magia normale. Primo effetto, una volta per turno, ne ha solo uno. L'effetto dice che possiamo attivare uno di questi effetti, ma non possiamo evocare specialmente mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri acqua. Dopo che questa fa, questa carta si è risolta. Gli effetti che possiamo, che potremmo attivare sono: primo effetto, targettiamo un mostro non link Marinces nel nostro cimitero, lo evochiamo specialmente, ok. Secondo effetto, se Marinces Battolosian è nella nostra zona terreno, possiamo evocare specialmente un mostro Marinces nel nostro deck. Considerando che Battolosian ce l'andiamo a searchare appunto di Angelo Marino, possiamo praticamente sempre evocare l'ammazzo. Molto forte, extender devastante. Considerando che tutte queste carte di supporto usciranno in un LED, potrebbero arrivare a costicchiare qualcosina, ecco, mettiamola così. Poi abbiamo nuove trappole, Marinces Circulation, trappola normale. Se controlli un mostro Link 3 o superiore a Marinces, puoi attivare questa carta dalla tua mano. Insomma, peculiarità di Marinces, è sempre stato così, almeno con sì, con praticamente tutte le trappole. Cascata lo fa, Onda lo fa, quindi praticamente con tutte le trappole è sempre stato così. L'effetto dice che targetti un mostro acqua Link che controlli, lo fai tornare nell'Hexadeck e se lo fai evochi specialmente un mostro Marinces Link dal tuo Hexadeck con lo stesso Link rating ma con un nome diverso, ma non può attaccare direttamente e non può essere sotto in battaglia. Viene considerata come un'evocazione Link, quindi si andrà a triggerare la terreno che andrà a riequipaggiare. Ok, non mi fa impazzire, però va visto in tutta onestà, perché potrebbe uscire qualcos'altro, onestamente non lo so, i supporti dovrebbero essere tutti, però va bene. E poi abbiamo una trappola normale, ovvero Marinces Bubble Ring. Possiamo attivarne soltanto una per turno. E il primo effetto dice che quando un mostro dichiara un attacco, neghiamo l'attacco, e se lo facciamo evochiamo specialmente un Marinces Crystal Art dal nostro Hexadeck o cimitero. Che è ok, perché Marinces Crystal Art tipo si tributa per rendere immune un mostro, quindi va bene. Secondo effetto, possiamo bandire questa carta dal nostro cimitero per targettare un mostro Link 2 o superiore a Marinces che controlliamo. Questo turno il suo numero massimo di attacchi in questa Battle Phase equivale al suo Link Rating, ma il nostro avversario non prende danni. Praticamente non ci aiuta a fare OTK, ma ci aiuta a pulire board. L'unica cosa positiva di questa carta è che l'effetto più utile da Going Second, mettiamola così, ce l'ha bannendola dal cimitero. Quindi potremmo giocare una Foolish Burial Goods, tipo, per andare a fare più 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 e pulire la board, se riusciamo a fare combo, mettiamola così. Ok, è forte, assolutamente, ma non lo so, non mi fa impazzire in tutta onestà, perché il fatto del rievocare dal cimitero, sì, ok, però è una carta che non puoi attivare dalla mano se hai un link 3 superiore. Sarebbe stato molto comodo evocare Crystal Art dall'Hexadeck direttamente tramite questa carta, se abbiamo magari Marble Rock, per appunto andare a fare link 4 immune, senza dover fare per forza la combo dove appunto andiamo ad evocare Crystal Art dall'Hexadeck con i nostri mostri, facendo, insomma, tagliando una parte di percorso. Però comunque in generale in linea di massima i supporti sono ottimi. Ovviamente poi sotto vediamo tutte le reprint di Marinces, quindi da noi letteralmente in LED Marinces avrà le carte già preesistenti common o al massimo rare, i supporti nuovi che saranno dal super all'ultra. Ma ci sta alla fine, ci sta, dato che comunque dubito che la Ghost sarà utilizzata per Marinces. Detto questo, comunque, supporti molto interessanti, a me piacciono tantissimo. Però passiamo ad un mazzo che non conosco. Dopo le waifu passiamo agli squali. Supporti Shark. Non lo conosco tanto questo mazzo, so che speciala molto e il suo obiettivo è fare tipo triplo Bahamut, tripla Todal lì e provare a chiudere l'avversario in quel modo, ma va bene. Andiamo a leggere. Abyss Shark, livello 5, acqua, pesce, mostro con effetto. 1200 di attacco, 700 di difesa, primo effetto, advance per turn. L'effetto advance per turn è: se tutti i mostri che controlliamo sono acqua, minimo 1, possiamo attivare questo effetto. Ovvero, non possiamo evocare specialmente mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri acqua. Inoltre, per il prossimo danno che il nostro avversario prende in questo turno, che coinvolge un mostro numero, il danno è raddoppiato. È ok. Inoltre, evochiamo specialmente questa carta dalla nostra mano. E se lo facciamo, aggiungiamo un livello 3, 4 o 5
pesce dal nostro deck alla nostra mano, eccetto lui stesso. Secondo effetto, se questa carta viene utilizzata come evocazione Xyz per un mostro Xyz numero, può essere trattata come livello 3 o livello 4. Fortissimo, nulla da dire, veramente un supporto eccezionale. Prossimo abbiamo Crystal Shark, livello 5, acqua, pesce, mostro con effetto. 1100 di attacco, 800 di difesa, primo effetto, advance per turn. Insomma, l'effetto, il secondo, è lo stesso di quello di prima, ovvero per evocare come Xyz un mostro numero viene considerato come 3 o 4 anche, quindi ok. Se questa carta è nella nostra mano al cimitero, effetto attivabile, possiamo attivare questo effetto, targettiamo un mostro acqua sul terreno, non possiamo evocare specialmente mostri dall'Hexarec per il resto di questo turno, eccetto mostri Xyz, inoltre evochiamo specialmente questa carta, ma la bandiamo quando lascia il terreno, ovviamente se andiamo a fare Xyz, poi non verrà bannata, ovviamente, la carta. E se lo facciamo, viene dimezzato l'attacco di quel target, boh, ok, dato che è un mostro che utilizzeremo semplicemente per andare a fare Xyz, ci sta fortissimo, cioè è letteralmente come funziona Matmec sta cosa. Molto forte anche questo, un'evocazione in più a gratis, questa è proprio gratis come evocazione. Poi abbiamo Barian's Chaos Draw, per attivare questa carta devi pescarla per la tua normale draw phase. La rivedi e la mantieni, la tieni rivelata fino alla main phase 1. Durante la tua main phase 1, in quello stesso turno, puoi attivare uno di questi effetti. Mandi una rank up magic il settimo, quindi the seventh one, la rank up, boh, non mi ricordo cosa faccia il settimo, in tutta onestà, oppure un Seven Emperors, magia normale, l'alto deck al cimitero di costo. Questa carta diventa quella magia quando viene attivata, quindi ok, la usi per sostituire il settimo, la rank up il settimo, alza rango magico il settimo, oppure i sette imperatori, va bene. Come secondo effetto che potremmo attivare, dice evoca specialmente due mostri dal tuo deck con effetti negati, e se lo fai immediatamente dopo che questo effetto si è risolto, evoca Xyz, un mostro Xyz numero, utilizzando i mostri che hai evocato. Ok, è molto forte, è ottima come carta. L'unica limitazione è che la devi per forza pescare durante la tua draw phase, quindi tipo te la devi incimare in qualche modo. Non so se Squalo può farlo, però è una grossa limitazione questa. Poi abbiamo un'altra magia, Ascensione dei Sette Imperatori. Magia normale, primo e secondo effetto, una volta per turno ciascuno. Praticamente, cosa ti permette di fare? Ti permette di aggiungere una magia trappola il settimo o una magia i sette imperatori. Inoltre, puoi prendere un'ascensione dei sette imperatori, una magia trappola bariano o una rank up quick play, quindi una magia rapida rank up, e aggiungerla in mano oppure metterla in cima. Ottima! La carta di prima è bariana, quindi sostanzialmente la puoi mettere in cima per il turno dopo, in draw phase, la peschi e fai effetto, yo, che bello. Il problema è che ci deve arrivare al turno dopo, quindi ok, forse è meglio aggiungere direttamente la carta. Non lo so, non gioco sto mazzo, quindi chi lo gioca mi dirà qua sotto se effettivamente è valida come opzione oppure no. Trappola, continua. Puoi utilizzare il primo effetto una sola volta per turno, in advance per turno. Primo effetto, puoi targettare un mostro Xyz che controlli, che è un mostro numero, con un numero tra 101 e 107. Però attenzione, non deve semplicemente averlo nel nome, può anche averlo come materiale. Ok, carino come cosa. Successivamente attiviamo uno di questi effetti. Neghiamo gli effetti di un mostro face up che il nostro avversario controlla con attacco pari o inferiore all'attacco del mostro che abbiamo targettato, insomma fino alla fine del turno, oppure detacciamo tutti i materiali da quel mostro per evocare specialmente un mostro numero Xyz dal nostro cimitero. È worth per negare? Sì, per evocare un mostro numero Xyz senza materiali dal nostro cimitero? Non penso, ma va bene, comunque è una continua, quindi ogni turno ci permette di negare uno, quindi ok. Inoltre, come reprint, sono previste Silent Honor numero 101, insomma, Silent Honor Arc, Silent Angler, Xyz Remora, numero C101, numero sto cazzo, Full Armored Black Relancer, il settimo, la Rank Up Magic Quick Chaos.
Vabbè, insomma, supporti interessanti, ristampe altrettanto interessanti, anche se non mi pare che il mazzo costasse molto. Bon, questi sono i supporti e le ristampe di due di SPAC 26, a.k.a. LED 9, che da noi teoricamente dovrebbe uscire per metà anno. La vedo difficile il fatto che possa uscire per inizio anno, inizio 2022, ma vabbè, vedremo nel caso. Chi vivrà, vedrà. Quindi io probabilmente no. Detto questo, comunque ragazzi, ditemi qua sotto che cosa ne pensate. E niente, scrivetemi tutto quello che ne pensate e passiamo alla prossima notizia e finalmente chiudiamo il giornale. Da Shonen Jump era stato presentato almeno l'artwork settimana scorsa della nuova Maiden of the Aqua, insomma la tipa tettona che è vecchia tipo del 2005, forse pure prima, non me lo ricordo. In ogni caso è stata presentata la sua versione nuova, rivisitata, come stanno facendo per numerosi mostri iconici, tra virgolette, dell'Evo, che comunque hanno creato il mazzo su Seiyaru, insomma, hanno fatto un po' di roba con i mostri vecchi. E quindi adesso abbiamo la nuova Maiden of Aqua, ovvero Yorishiro of the Aqua. Livello 4 acqua, mostro con effetto, e con le tettone forse ancora più grosse rispetto a come le aveva prima Maiden of Aqua. Attacco 700, difesa 2000, primo e secondo effetto, hard ones per turn. Primo effetto, possiamo targettare un mostro acqua nel nostro cimitero di costo. Applichiamo uno di questi effetti, ma non possiamo evocare specialmente mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri acqua. Fino all'end phase, il livello e il nome di questa carta diventano il livello e il nome di quel mostro targettato. Secondo effetto che possiamo selezionare per il primo, se Umi è sul terreno, evochiamo specialmente questa carta in posizione di difesa. Ok, supporto Dedalo, va bene. Secondo effetto, possiamo bandire questa carta dal nostro cimitero per targettare un Umi nel nostro cimitero, di costo. L'aggiungiamo alla mano. Carta simpatica, va a supportare Dedalo abbastanza bene in realtà. Ci permette di riciclare Umi dal cimitero. Inoltre ci permette di evocarla specialmente se Umi sul terreno. Cosa molto relativamente semplice da rispettare. Quindi ci sta. Ottima carta, secondo me. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate voi. Bene ragazzi, questo nuovo appuntamento di giornale è appena terminato. Ditemi che cosa ne pensate per tutto quello che avete ascoltato in questi 30 minuti, penso, di giornale, forse 35. Signori, noi ci vediamo come al solito domani alle 15 con un nuovo video. Si parlerà di Eldorado. Oh, no. Ciao ragazzi.